cari amici, vi ringrazio per essere qui questa sera. Celebriamo i 90 anni di Vittorio Salvatori. Lui è Giuseppe Inzella, senza nessun intento polemico, ci parleranno di passato, presente e futuro di Foggia. Perché non vi può essere progetto di futuro se non vi memoria di passato. Ma siamo qui per dirti, caro Vittorio, che questa città non ti ha dimenticato, che noi amici ti vogliamo bene, che Foggia ti vuole bene. Tutti i figli ci restano nella corona della città, tu sei nella storia e nel cuore di Foggia, ci resterai sempre. Auguri Vittorio. Prego. Dovrebbe essere questa, sì. È questa. Entriamo proprio di sì. Il futuro è rappresentato da Raffaele. Sì. Vittorio Salvatori, sindaco del popolo nel suo 90° compleanno. Grazie. Anche di festeggiare i 40 anni di giornalismo di Giuseppe Inzella. Grazie. Sì, decisamente è stata decisamente un'altra festa sorpresa. A Giuseppe Inzella per i suoi 40 anni di giornalismo, gli amici di Foggia Insieme, in segno di affetto e di stima per il servizio reso alla comunità di Capitale. La prima domanda dice: il segreto della sua eterna giovinezza. Non sei cambiato. Ho visto i capelli che sono un po'. Ringraziamo la signora Salvatori. Io ho detto al giornalista dell'attacco, che credo stia qui pure, che raggiungere i 90 anni è un problema che ti poni verso i 90 anni. Io non me li sono posto prima questi problemi, però dopo gli 80 anni ho cominciato a pensarci, ci volevo arrivare, ci sono arrivato. Ringrazio innanzitutto il Signore che ci dà la vita, ringrazio la famiglia che è stata sempre vicina. Non sono stato sempre bene, però sono uscito anche dall'operazione a cuore aperto, abbastanza in forma, diciamo, porto il pacemaker, quindi l'immagine esterna non dice tutto quello che c'è dentro. Però tu puoi anche essere rassegnato, ma quando i giorni ti passano e stai per arrivare a un traguardo, beh, dico, quel traguardo io me lo sono posto. Ci tenevo ad arrivare ai 90 anni. E che bella manifestazione mi avete fatto voi. L'ho meritata? Sì. 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 Per voi che siete qui, sì. Per quello che ho visto, dico sì anch'io. Grazie a un grande giornalista il quale ha saputo andare a vedere nel passato e a trovare nelle cronache della Gazzetta del Mezzogiorno, cosa non facile, perché se non hai adito all'ufficio storico tu quelle notizie non le hai. Quindi immagino che lavoro ha fatto. Ecco, devo dire che è stato, ne abbiamo ragionato ieri, no? È stato un lavoro faticoso, sì, ma estremamente affascinante, piacevole, mi ha emozionato perfino, perché veniamo al punto. Abbiamo voluto intitolare questa serata Quando Foggia sorrideva. E Foggia allora sorrideva, lo si capisce inequivocabilmente da quei tagli di giornale, per una città che cresceva nelle cose piccole e nelle cose grandi. Il parco giochi, l'urbanizzazione
è chiaro che più avanti vedremo, no? Cercheremo di capire cosa c'è di diverso da allora oggi, ma cercheremo anche di dare dei consigli utili a che Foggia possa tornare a sorridere. Brevemente, vogliamo sfatare il mito che della elezione a 37 anni, no, la prima elezione a 31 anni. Hai trovato anche questo, sì, l'ho visto anch'io, un trafiletto, quando un giornalista che stimo, che rispetto, Blasotta, mi ha fatto un'intervista qualche anno fa, mi ha chiamato il sindaco ragazzino, il più giovane dei sindaci. Ultimamente è uscita su, credo su una rivista locale, il termine non più giovane ma ragazzino. E questo mi ha portato indietro nel tempo, quando nel 1961 o 60, quando cadde l'amministrazione De Niro perché non aveva la maggioranza, 61 è cavallo, dai. De Niro è stato eletto nel 1960, quando sono stato eletto anch'io consigliere comunale per la prima volta, al bilancio cadde l'amministrazione. Io ero segretario della Democrazia Cristiana, del partito unico che su cinque, uno e cinquino e uno. Avevamo cinque sezioni e un comitato comunale. Le cinque sezioni e il comitato comunale, alla unanimità, mi indicarono, dopo le dimissioni del mio, quale sindaco della città. Io fui eletto. Credo che tu abbia addirittura la deliberazione, sì, di quella seduta del Consiglio Comunale, però avete letto, io non ho accettato. Avevo 31 anni, ecco, quindi non i 36-37 del 1966, ma ancora prima. Come e perché? Avevo un partito questo. Un partito compatto, un partito dove si militava e si arrivava, io da qui, Davide Recese, Biagio di Muzio, amici che hanno conquistato il potere, conquistato nel senso buono, negli anni successivi, mi spiego, c'è Franco Di Giuseppe. Ma mi permetto, citando Franco Di Giuseppe, di citare i deputati, gli ex deputati e senatori che mi hanno onorato di una loro visita, il senatore Montinaro, il senatore Rossi, che è il presidente dell'associazione sia degli ex parlamentari, cioè degli ex deputati che degli ex senatori, cioè l'associazione degli ex parlamentari regionali della regione Puglia, egli ci rappresenta quindi nell'Assemblea Nazionale. E l'onorevole Ricci, che ringrazio, mi pare che ne manca uno. Montinaro. Giuseppe. Di Giuseppe sa, perché Di Giuseppe è stato il primo giovane che veniva dalla politica a incontrare il sindaco di Foggia. Io ho fatto il sindaco perché una maggioranza l'ha voluta del partito, una maggioranza anche contrastata. A proposito di questo, procediamo. Prego. Per ordine, no? Il Vittorio Salvatori viene poi eletto, anche qui sfatiamo una notizia inesatta che è comparsa da qualche parte. Nelle elezioni del 1966 risulta il primo degli eletti della Democrazia Cristiana.
è stato questo il motivo che ha indotto poi il vertice della Democrazia Cristiana a designare quale sindaco, o c'è stata un'altra ragione? Io devo parlare di un personaggio che per me è stato un grandissimo amico, è un punto di riferimento, il mio predecessore Paolo Roccella. Purtroppo io sono stato eletto sindaco nel contrasto in seno alla Democrazia Cristiana tra due gruppi fortissimi, l'uno minoritario ma fortissimo perché faceva capo a Aldo Moro, avete visto Moro sempre presente anche con me, immaginate con Forcella quando è stato presente l'onorevole Moro a Foggia e quanto ha fatto per il bene della città di Foggia. Nel contrasto tra i due gruppi, il Moroteo e il Doroteo, il gruppo Doroteo era condotto da l'onorevole Vincenzo Russo, che aveva la maggioranza nel partito, io non ero il candidato sindaco. Il candidato sindaco era un amico che non cito perché sta nella verità del Signore. Lo sappiamo, no? Voi sapete che io dico la verità, non invento nulla. Nel contrasto tra i due gruppi, l'onorevole Russo ha un barlume. Cioè, chi è il primo eletto? Vittorio Salvatori. Vittorio Salvatori è il sindaco. A quel punto è cessato qualunque discussione. Quindi io sono stato eletto sindaco nel contrasto che esisteva in un partito però che sapeva aggregarsi. Moro poteva essere un po' risentito per il fatto che era stato messo da parte Carlo Forcella, amico di famiglia. Carlo Forcella era il presidente dell'ente di riforma. Carlo Forcella è stato in contatto con i maggiori uomini della Democrazia Cristiana, addirittura con quelli che sono in onore di santità, per cui ci sono i processi di beatificazione in corso, tipo la Pira. Nel libro che i familiari hanno fatto all'onore giusta di Carlo Forcella, c'è un dato che non mi ha fatto piacere, perché fanno dire, attenzione quello che dico, fanno dire, ma io non credo che l'abbia detto, a Carlo Forcella che nel 1966, nonostante lui non fosse il candidato sindaco, ma soltanto il candidato che apriva la lista, era risultato il primo eletto. E poiché il libro è stato fatto da una fondazione che aveva come ha un presidente che è storico dell'Università di Foggia, il professore Saverio Russo, io dico che in libri che invadono i problemi della storia, o se volete della cronaca, devono essere leali. È un punto di slealtà che è stato fatto nei confronti dei miei elettori, di quelli che mi hanno portato con la forza, perché abbiamo vinto le elezioni nel 1966 come sindaco della città. Il giornalista mi chiedeva prima, ma i giovani oggi in questo cosa devono fare? Io ti dirò che cosa ho fatto io. Io ho fatto tutta l'Azione Cattolica, io ho fatto la FUCI, non che ho fatto io, ho frequentato la FUCI, ho frequentato i laureati cattolici dove stavo vicino a Carlo Forcella e le nostre famiglie si vedevano e facevamo anche qualche pranzo o cena assieme, un po' tutte le famiglie fucine e dei laureati cattolici. Sono arrivato con questa identità nella Democrazia Cristiana. E parlavo del cattolicesimo sociale, se vogliamo, quello di cui oggi parla Papa Francesco. Ecco, per intenderci, fortuna.
questo fatto di parlare di una identità che io avevo dentro di me, apri gli occhi a qualche personaggio della Democrazia Cristiana. Dottor De Duglio, ve lo ricordate? Era un uomo che veniva dalla destra, ma mi chiamò e disse: Salvatore, io ho sentito il tuo discorso su San Francesco, te l'ho stampato, eccolo qui, avendo fatto dei passaggi a casa tra lo studio e un'altra camera destinata, poi magari farò un cenno se sarà il caso. Non l'ho trovato questo. Ma il dottor De Duglio era un uomo della destra e gli amici parlamentari ricorderanno che ci fu non solo un dibattito, ma anche un giudizio penale al Tribunale di Foggia tra Carlo Forcella della sinistra e il dottor De Duglio della destra, perché Forcella disse al dottor De Duglio che veniva dai fascisti. Ci fu querela a difendere Carlo Forcella, è stato Aldo Moro, il quale per la prima volta ha sostenuto la tesi e ha dato a me poi come tesi di laurea sull'esercizio del diritto. Per cui se tu provi nel giudizio quello che hai detto non costituisce reato, è una esimente come uno stato di necessità, ecco, per capirci meglio. Per la prima volta in Italia, da parte dell'onorevole Aldo Moro, professore di diritto penale e mio professore, lui mi ha laureato e lui mi ha dato la lode. Ecco perché io ho sempre accettato le sue decisioni e gli ho sempre dimostrato il mio buon viso, perché gli sono sempre grato, perché mi aveva notato tra i giovani che frequentavano l'università, e poiché spesso ritornavamo in treno, lui andava a Roma, io scendevo a Foggia, un giorno mi chiamò e mi disse: io la vedo, parlava sempre con lei, parlava a tutti, io la vedo alle mie lezioni, ma a che ora viene? E io disse: io prendo il treno alle 5 la notte per venire a sentire le sue lezioni. Mi è diventato amico da allora e me l'ha dimostrato. Anche quando poi io sono stato eletto sindaco, avete visto, è venuto sempre. L'episodio precedente era scomparso nella sua intelligenza e nella sua mente. In quel momento era uno dei suoi giovani che comunque ricopriva la carica di sindaco. Una cosa che ora finisco. Ho detto al giornalista: è questo che devono fare i giovani. Devono trovare dei percorsi per prepararsi alla vita politica, perché la vita politica è importante, è ma è anche complessa. Bisogna capirne i meccanismi ed essere a disposizione sempre. Quando ti chiamano devi rispondere positivamente, perché se ti chiamano vuol dire che hanno individuato in te delle cose. Ecco, una cosa che mi ha colpito è il rapporto diverso rispetto a quello del presente, il rapporto forte che doveva esserci tra Foggia e il resto della Puglia, il centro del paese, che quindi Foggia e Roma addirittura. Una cosa che non viene detta né firmato, ma un altro dato di fatto particolare: Vittorio Salvatori è stato, credo, il solo foggiano a guidare l'ANCI regionale. E non è facile che il sindaco di Foggia diventi presidente dei sindaci pugliesi. Non è che voglio dire questo una chiave di lettura della crisi attuale che vive la città, sia da rintracciare proprio in questa perdita di peso specifico, in questo, come possiamo definirlo, in questo allontanamento dal centro. Vedi,
il personaggio loro aveva la possibilità, anche non volendolo lui, di proiettare sul Foggia il massimo dell'attenzione. Quello che era avvenuto per la mia elezione non era un fatto secondario, episodico. Per cui la personalità di Vittorio Salvatori è stata approfondita sotto tutti i punti di vista. Vi ho detto da dove venivo, vi ho detto dove sono arrivato, vi spiego. Gli altri, compresi i sindaci dei comuni maggiori, penso a Bari, per esempio, dove c'era Trisorno Liuzzi come sindaco della città. Qui è datata la questione, 1970, elezioni regionali. E prima del sindaco? DC ebbe un forte impegno e vide eletto sia l'avvocato Consiglio, sia Pasquale Suffreda, non so se qualche altro, mi pare di no, mi pare che sei due. Augello. Dopo. Poi dopo verrà Franco Di Giuseppe a suo tempo. Ora che siete in Pasquale. L'attenzione dei sindaci della regione era, come dire, proiettata a vedere che cosa succedeva a Foggia. Perché Salvatore è riuscito a fare il sindaco di Foggia? Foggia che ospita anche la conferenza delle città meridionali, come abbiamo visto, cioè, quindi c'era un rapporto. Trisorio Liuzzi mi invitò a candidarmi alla regione. No, disse io resto a fare il sindaco della città. Beh, disse, io voterò per te come mio successore alla presidenza dell'ANCI. E io sono stato presidente dell'ANCI regionale proprio su questa indicazione. Evidentemente il lavoro poi con la sua autorità l'avrà anche fatto Trisorio Liuzzi, ma io sono stato eletto all'unanimità e senza discussione di sorta, mi spiego, e ho potuto fare il presidente dei comuni di tutta la regione Puglia. Era in quel momento approfondito i problemi con Taranto, in cui sindaco è stato anche poi parlamentare, non ricordo neppure il cognome, come il sindaco di Brindisi, il sindaco di Taranto, l'ho detto. Non era di Giuseppe. Prego? Non era di Giuseppe. No. Era Senacori, no. Era già Senacori. Annata era il sindaco. Quindi la presidenza dell'ANCI mi è piovuta addosso senza colpo fiato. Però, dicevo, per il prestigio che la città di Foggia aveva in ambito regionale. Per cui è bastata la semplice vocina di Trisorio Liuzzi a dire desidererei come mio successore l'avvocato Vittorio Salvatori. Io fui eletto e ho conservato poi ottimi rapporti naturalmente con Trisorio Liuzzi, approfittando della regione Puglia anche per i problemi dell'università, dove Pasquale Suffreda ha avuto modo di far approvare dall'assemblea regionale un ordine del giorno a favore dell'Università di Foggia. Questo veniva a conclusione di un lungo iter che sarebbe veramente molto. Adesso lo riproporre per quanto riguarda l'Università di Foggia. Ma qui c'è anche il senatore Montinari. Io mi sono adoperato per l'università anche dopo. E Montinari è stato consigliere regionale del PC di Foggia. Panico, io e altri che hanno presentato l'ordine del giorno. D'accordo con Suffreda. Perfetto. Che era allora assessore. Perfetto. E Vaniglia, insieme con Natta, ha presentato, dopo che l'ho presentata io, una proposta di legge per l'Università di Foggia. Adesso tutto questo è ignorato. È completamente ignorato. Mi spiego. Così come è ignorato il discorso
dell'aeroporto Gironisi, è stato fatto un centenario, non è stato manco fatto l'invito al presidente del consorzio dell'aeroporto. Io ho detto a Geppi Serra, poiché, grazie professore, professore Cecchia. Ah, è arrivato. Se trova il carteggio all'amministrazione provinciale, perché il direttore del consorzio era Franco Mercurio, presidente, il direttore della biblioteca di Foggia, i cui meriti sono stati riconosciuti in campo nazionale e dopo la crisi a livello regionale è stato chiamato a Napoli a dirigere la biblioteca nazionale, la biblioteca di Foggia, per dire i giovani che hanno ben meritato. Tanto per dire, mi è successo qualche giorno fa di partecipare ad un'assemblea al CETA, dove è intervenuto un tipo sanguigno e incazzato, di quelli proprio ieri, come si usava una volta, che dice: io sono andato da tutti i sindaci, ho rotto le scatole da tutti i sindaci, solo uno mi ha ricevuto, Vittorio Salvatore. E abbiamo visto d'altra parte il comune che riceve centinaia di studenti e tutti il sindaco in Atuso era proprio sistematicamente riceveva i cittadini. Questo sì, penso che sia un testimone. Ecco, veniamo al dunque. Quanta parte ha avuto in questo? Perché noi spesso ci capitiamo con la politica, dice la politica di oggi non è come la politica di ieri, però probabilmente anche la burocrazia di oggi non è come la burocrazia di ieri. Mi dai l'opportunità di parlare di un grande personaggio, un grandissimo personaggio che io non dimenticherò mai, Don Camillo Grassi. Io ero nella stanza del sindaco, ricevevo le persone, ma chi ne riceveva più di me era Don Camillo. Io ricevevo in due giorni alla settimana, insieme a Don Camillo e ai collaboratori, lui era veramente un ragazzino, lui all'epoca, mi spiego, dalla mattina fino all'ultimo nella sala consigliare, e in quei due giorni io ricevevo il pubblico, dicevo agli assessori: fatemi la cortesia, se è urgente proprio venite pure a parlare, mi spiego, perché io devo ricevere il pubblico, è un impegno che ho preso con me stesso. Ecco, lui mi ricorda che in un'assemblea uno ha detto: l'unico che mi ha salvato, io devo ringraziare Camillo, perché da me poi arrivavano tutti quelli che erano passati dall'ufficio di Camillo, e Don Camillo, per la sua autorità, perché Don Camillo viene dai tempi del senatore Pepe, ha servito Pepe, ha servito De Niro, ha servito me, ha servito Forcella, ha servito Graziani, mi spiego, quindi conosceva tutto, 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 ha gradito, ecco la burocrazia, è giusto, è giusto. C'è qualcuno che se la prende oggi con la burocrazia e con la legge fatta dal senatore e ministro all'epoca del Partito Comunista, quello sulla dirigenza, per cui erano i, come si chiamava? Bassanini. Che io conservo, ho due volumi dove lui espone tutte le sue teorie, che io conservo tra i libri più belli. C'è una televisione che non parla bene dei dirigenti e dice che ai politici bisogna ridare tutti i poteri. Io sto parlando di un burocrate il quale faceva effettivamente il sindaco dalla mattina alla sera, costo mio. Da me arrivava solo quelli che lui non poteva, come dire, accontentare per le richieste, per cui me li portava dentro nella mia stanza. Ma i giorni in cui io
decisi di ricevere il pubblico dalla mattina fino alle 2, alle 3, anche alle 4, cioè fino a che l'ultimo che era dietro la porta non veniva ascoltato, noi, io e Don Danilo, non andavamo a casa, mi spiego. Ecco, c'è chi si ricorda di queste cose. Ma se vogliamo, possiamo anche individuare in questi piccoli fatti il motivo per cui io nel 1971 prendo circa 13.000 voti, raddoppiando i voti del 66. Mi hanno visto sempre con loro, in mezzo alla strada, con loro, con le assemblee. Mi rivolgo a Rossi perché è stato un esponente di quel partito e ricorda anche i personaggi. Io avevo dei consiglieri comunali che all'epoca erano all'opposizione, io stato il sindaco del centro-sinistra con i socialisti, i socialdemocratici e i repubblicani. I liberali erano più o meno poi scomparsi e comunque rimasero all'opposizione con il Movimento Sociale Italiano, anche se avete visto presente l'avvocato di Acquadio, mi spiego perché è stato sempre disponibile per parlare delle cose buone, poi si interessava molto, lui del Forgia in particolare. I due che avevo io come oppositori nel Consiglio Comunale. Un po' tosse parò. Mi spiego. E Don Camillo veniva, detto, oggi non è giornata. Non capisco perché. Stanno 200 persone che hanno parlato a te. Ma dica, giornata è oggi? Se no, stanno facendo tumulto che vogliono invadere la sala consigliare. Ah, devono invadere. Ah, prima. Di che si tratta? Sai, sono di problemi di strade, di marciapiedi, di opere pubbliche. Perché non capisco. Apri la porta e fargli entrare. Però chiamami subito l'ingegnere capo e il ragioniere capo. Arrivano il ragioniere capo e l'ingegnere capo. Ingegnere, che disponibilità abbiamo? 5-6 milioni. Dico ragioniere, abbiamo i soldi? Come dice l'ingegnere? Sì, ce li abbiamo. Bene, allora vi presento Mocì, naturalmente, entra il sindaco, era tutta l'opposizione che doveva contestare il sindaco. Grazie. Siete a casa vostra. Io sono il sindaco della città perché avete voluto voi. E questa è la casa del popolo. Quali sono i problemi? Signor Sindaco, la marciapiede là, la luce che manca, niente di meno. Don Camillo, fammi venire immediatamente l'ingegnere capo e il ragioniere capo. Questo è un altro Questi cittadini reclamano il marciapiede di via, la strada di via, la luce che manca via. Non è possibile, hanno ragione, non è possibile. Vi do 20 giorni di tempo per rimediare a questo sconcio. Voi tornate tra 21 giorni, tornate, se i lavori non sono stati fatti. Era già un progetto approvato, finanziato, bisognava mettere in esecuzione. All'epoca lei aveva fatto gli appalti, se aveva fiducia pure la trattativa privata era possibile. Si andava avanti. Applausi. La prima volta, la seconda volta si raddoppiano gli applausi, la terza volta il comizio. Io salgo sul palco, credo che era il tempo dell'auto, sì, che salivo sullo spazio. E vedo da tutte le strade, che è il quartiere Candelaria, da tutte le strade, delle file che avanzavano.
disse Vittorio. No, ma la polizia si preoccupò e voleva tamponare. Io preoccupato. Uno e due. Lasciate, sono cittadini, lasciateli. Io invoco la polizia di mettersi da parte. La polizia si mette da parte. Arrivano sotto il palco. Sotto la macchina. E il palco sulla macchina, sul cofano della macchina. Se ho capito bene, voi pensate a questo, a questo, a questo. E io dicevo che era immediatamente risolvibile il problema. Applausi. Il Partito Comunista ha capito. Siete zitti. Non mandiamo più nessuno. Margherita Occulto, che era un attivista di primissimo piano, mi spiego, che però alla fine si convinse che io avevo ragione e mi ha fatto pure la campagna elettorale successivamente, mi spiego. A proposito di campagna elettorale, nei diversi interventi su Facebook che hanno commentato l'evento di questa sera, mi ha colpito particolarmente uno che dice: ah sì, Vittorio Salvatori, io sono stato il primo che la mia prima elezione l'ho votato. Poi un altro dice: ah sì, rinfrescavamo con i 20 anni della sua campagna elettorale. Che è questa storia dei 20 anni? Alla Kennedy. Io non ho mai organizzato io le mie campagne. Avevo due uomini, però erano organizzatori nati. Uno era Carlo Nicoli, direttore della Gazzetta di Foggia, se vi ricordate, e quello che poi fece stampò la 100 lire. Stampò la 100 lire, la applicò sulla 100 lire vera e la fece girare. E tutti andavano alla ricerca di questa 100 lire. L'altro si chiamava Giulio Turri ed era un funzionario del consorzio di bonifico. Mi spiego, questi avevano il pallino dell'organizzazione. Erano organizzatori nati, un'idea dopo l'altra. Il teatro provinciale dialettale si deve a Giulio Turri. Io gli voglio rendere omaggio in questo momento, anche qui. Vabbè, hanno ragione, non tutti conoscono, ecco perché voi avete avuto questo grande merito di avermi riportato indietro e a ripercorrere idealmente con Geppe in Serra un po' tutta la mia storia. Mi spiego. Il teatro pubblico pugliese dialettale, popolare, provinciale, lo si deve a Giulio Turri, perché centro artistico. Il centro artistico poi era il concentrato di artisti per dire. A proposito, hai citato dei giovani. E mi hai ricordato che io sono stato anche professore e nella qualità di professore io ho avuto tanti giovani che si sono dati alla politica. Ne cito uno per tutti, l'onorevole Gianni Mongeri. Non so se lui con la L maiuscola gradisce questa citazione. A me è parso che non l'abbia mai gradita, perché il numero uno nell'aula ero io e lui è invece il numero uno per eccellenza su tutto. Ma insomma, è in tutto. È un allora
tra i giovani io ho avuto il figlio di Don Camillo, Alfredo Grassi, Luigi Pietro Cola, alcuni di voi lo ricorderanno, è stato presidente dei giovani universitari, il figlio ne dovrei raccontare un'altra a proposito della festa della matricola. Un giorno a sinistra si stancarono dalla festa della matricola e vennero da me, sempre aula consiliare, e modalità è sempre quella. Qual era il problema? Fui diffidato a dare il contributo alla festa della matricola. Mi pare che davamo 5 milioni all'epoca. E gli universitari, c'era una grossa tradizione. Voi ricorderete che addirittura un anno abbiamo avuto i carri di Viareggio. Forse nella vostra memoria viene fuori anche questo. Andai io con il segretario generale delle dell'ente provincia, come si chiama? Di Stefano. Di Stefano. Di Stefano. Di Stefano. Andammo perché io e lui? Perché si diceva che con questi soldi poi non si sapeva come venivano manovrati. E allora andammo a Viareggio, io e lui, con treno. E col treno siamo tornati. Abbiamo preso alla stazione di Aversa un panino al ritorno e quindi da Viareggio a Foggia con un solo panino. Però Foggia ebbe i carri di Viareggio. È stata, ecco, anche questo ha contato non soltanto nel momento, ma ha contato anche dopo. Io racconto questo quando ero già alla provincia, come vicepresidente, mi spiego. Invece, che cosa era successo con gli universitari? Che vennero i giovani della sinistra, i giovani, erano tutti quelli del Teatro Cleva, tutti nomi famosi. Pensato. Pensato. Mario Mele. Mario Mele, le cose. Mi diffidarono a dare il contributo agli universitari. In quell'anno era proprio Pietro Cola, che era stato mio alunno, e io conoscevo la vivacità di questo soggetto, perché anche in politica ha dato fastidio, e dava fastidio anche in aula. Mi spiego? Madonna, come ne esco da questa storia? Perché io dissi, è giusto, mi spiego, alzando la voce, e basta con queste feste della matricola, non si sa mai come cominciano e come finiscono. Detti ragione, se ne andarono convinti e anche loro con l'applauso. Qualcuno di questi vive è in grado di raccontarle queste cose. Don Camillo. Viene Don Camillo. Don Camillo, come dobbiamo uscire con questa storia? Io ho detto che il contributo non ce lo diamo. Ma chi se lo dice a quelli universitari che non gli diamo il contributo perché sono venuti i giovani della sinistra a protestare? Tu che dici, Don Camillo? Lo sai che devi fare. Chiama l'economo, ti fa l'anticipo. Lo sappiamo io e te, non lo saprà nessuno. Gli dai l'anticipo. E devono stare zitti. C'è la prescrizione. Ecco, sì, tu. Non si serve questa storia, ma sto sbagliando la cosa. Proprio per sincerità fino alla fine. Quindi, applausi a sinistra. Applausi a destra. Sono convinto che nel 1971 gli oppositori sono rimasti tali, perché chi veniva dal Partito Comunista non risulta che abbia mai tradito. Mi spiego. Però la simpatia c'era.
forse il secondo che ho citato, non Tarolo, l'altro, Capotosta. Forse Capotosta mi ha votato, forse, non sono sicuro. No, Tarolo sicuramente. Non sono sicuro, mi spiego. Ma per dire, visto da destra e visto da sinistra, io ero con loro, sempre, dando ragione e dando torte e viceversa, gli dando ragione e torte, però uscivo sempre, come dire. Avevi anche un grande vice sindaco. Parliamo Salvatore in Bibbo. Salvatore in Bibbo, poi io. Salvatore in Bibbo che arriva dalla giunta Forcella. Ora bisognava capirlo, mi spieghi? Proprio. Però io posi un problema politico con in Bibbo, perché in Bimbo era assessore ai tributi e promise non so che cosa, promise una cosa che era enorme per l'epoca, che non era gradita alla Democrazia Cristiana. Allora io chiamo il dottore Grassi e dico al dottore Grassi, ancora due dirigenti del, a me è stato posto un problema politico, perché io dissi ai Bimbo, stai parlando come assessore o come esponente del Partito Socialista? Mi rispose come esponente del Partito Socialista, quindi era il Partito Socialista che aveva una posizione. Allora dissi a Grassi, il problema è tuo, non è mio, io sono disponibile anche con le dimissioni se me le chiedete, mi spieghi? Però mi devi risolvere tu il problema con il Bimbo. Questi mi sono d'accordo, trovano l'accordo, ecco. Quindi da allora in poi il Bimbo ha capito, è inutile che io lo sfotto dal punto di vista politico. Ormai questo è il sindaco e lo devo accettare. E mi accettò, poi siamo stati grandi amici. Sono stato ai suoi generali, preso la parola. Hanno fatto una manifestazione in figlio, sono andato, ecco, per dire, il rispetto è dovuto sempre a tutti. Un altro tratto mi pare molto moderno delle amministrazioni Salvatore è il rapporto con la città veicolato dall'informazione. Al comune hanno lavorato in quegli anni fior di giornalisti come Attilio Di Porro, Luca Cicolella, abbiamo visto Maurizio Mazza, personaggio straordinario, è stato citato Guido Pensato prima. Il papà di Guido Pensato lavorava al comune di Foggia e aveva una penna meravigliosa, l'ufficio stampa. Scriveva degli articoli che mi dovevi ammirare, e io avevo a disposizione persone come Attilio Di Porro, ricorderete Luca Cicolella, Cicolella, quello che non è stato molto amico tuo, no, hai capito? L'ho fatto mettere in scena pure io, allora De Biasso, va bene, che scriveva in maniera meravigliosa. E io a seconda del Pensavo. A seconda dell'impegno che avevo, chiamavo o Di Porro o De Biasso o Pensavo. Solo Cicolella. Cicolella si è preso. Si è risentito, me l'ha fatta pagare. Vabbè, in altra occasione. Al meglio, ma me l'ha fatta pagare. Con sorriso, ma me lo mi spiego, perché lui deve ringraziare poi il salto che ha fatto quando Maurizio Mazza ha cessato di fare il direttore, praticamente Luca si è trovato al museo e quindi tutto è passato nelle sue mani e ha fatto il capo di gabinetto, se non sbaglio, per 3 mesi. Non lo so, ha fatto il capo di gabinetto di Graziani, poi come sono andate le cose non so,
a scrivere il quaderno del comune di Foggia era Michele Pensaldi. E il padre degli americani che avete visto è tratto da quel libretto lì. Tutti quei ricordi sono inseriti a visita del cardinale Parenti, per esempio, il principe della Chiesa. Quando mai a Foggia era arrivato un principe della Chiesa? Il cardinale Parenti di Casalmuono, Monte Rotato, dove esse morto, mi spiego, arrivò con un treno regale da Roma e fu ricevuto con la macchina scoperta da sottoscritto alla stazione, e abbiamo attraversato le vie di Foggia con questa macchina scoperta, mi spiego, avendo tutti gli onori, tanto che il cardinale, quando è rientrato, ha parlato così bene di me che un suo nipote, che poi è diventato vescovo, mi spiego, cominciò a scrivermi e io gli scrivevo e avevamo corrispondenza. Di Gregorio, Michele di Gregorio. Di Roberto. Di Roberto. Di Roberto. Di Roberto. Sto chiedendo di lei. A lei sì. Lucianetti. Sì. Dottor Lucianetti. Dottor Lucianetti. Non può fare qui. Sì, Lucianetti. Avrei salutato subito, immediatamente. Lei è stato davvero un gran uomo, ma davvero un grande magistrato. Davvero una grandissima persona. Non utilizzato, uso questo termine in tutti i modi, non utilizzato abbastanza da questa città. E non dico altro. Ragione Massima. Grazie per la presentazione. Allora riprendiamo dall'aeroporto. Si costituisce il consorzio per l'aeroporto. In questa azienda speciale fatta dall'avvocato Cavalli, che aveva riaperto l'aeroporto, ricorderete l'Alitalia B8, come si chiamavano? Ai tempi del ministro Preti venne l'aereo dell'Alitalia, quello lungo. Italia, come si chiama? Italia. Oh, no, Italia. D-G8. Con il ministro a bordo, il ministro Preti. Poi è venuto fuori sta storia che la pista era corta. E quell'aereo non poteva mai atterrare. E se è atterrato quell'aereo con il ministro? Tutti gli altri aerei potevano atterrare, quelli inferiori all'aereo dell'Italia. Fu riaperto l'aeroporto, poi fu chiuso. Nell'azienda speciale c'era l'avvocato Cucillo. Ancora qua. È il presidente dell'Alitalia, è il presidente oggi degli elicotteri, esatto. Il titolare, quando la fiera di Foggia era la fiera di Foggia, c'erano due uomini, uno era Gustavo De Meo, un politico, l'altro si chiamava Vitulli, un professore di filosofia. Professore di filosofia, è diventato esperto di economia. Vabbè. E soprattutto dei grani dell'agricoltura. Quanti? Ma quanti ne ho sentiti di professori che sono venuti? Che ho tutti i giorni andato. Forse si meravigliavano, forse non mi volevano. Ma io tutti i giorni mi presentavo, per 7 giorni alla festa aperta la fiera, tutti e 7 i giorni io ero presente e presenziavo ai congressi, ai vari congressi. E quindi io ho potuto ascoltare il grano cappelli, il grano duro, tutte per me non familiare. Allora io chiamo l'avvocato Cucino. Ah no, che il segretario generale della fiera, Vitulli, mi chiama, dice mi devi togliere da un imbarazzo.
Oggi c'è un ministro che vuole andare alle isole Tremiti. E a nave, se no mi devi trovare un elicottero. Ci proviamo. Chiamo l'avvocato Cucillo, che stava con me nel consorzio, e gli dico: senti, qua il ministro vuole andare alle isole Tremiti. Vedi come, cosa dobbiamo fare. Dobbiamo prendere in fitto un elicottero, ci costa quello che ci costa. Ma ho dato la mia parola, vi dubbi, che sarà fatto. Pucillo si interessava dei navigabili, non aveva gli elicotteri. Fittò l'elicottero. Poi, intelligente com'è, ha capito l'importanza dell'elicottero. E oggi è diventato l'elicottero anche il mezzo del trasporto dei malati. A livello regionale, di essere, ma non solo i punti della nostra regione, ma anche le altre regioni infinite. E quindi l'avvocato Cucillo è veramente sono fortunato. Una persona molto fortunata. Come si fa? Nel momento in cui fanno la storia dei 100 anni dall'aeroporto a parlare solo della guerra, ma avete visto anche per la guerra, quelli che sono venuti a bombardarci sono tornati a scusarsi e hanno consegnato a me quella foto che avete visto, quella dei piloti americani che effettivamente erano venuti a sganciare le bombe, che io ho ricevuto tutto, ma poi con il bimbo, il vice sindaco, siamo andati a Washington, dove siamo stati ricevuti insieme col figlio della Caproni, ricordate? A Caproni? Insieme a Caproni. Dove c'è adesso il grande Ipercop. Quella era un'area a disposizione dell'aeroporto. Senza tante storie, noi non avevamo quell'area, mi spiego. E anziché svenderla per il grande commercio, quando poi a Grande Apulia ne ha fatto un'altra, mi spiego, quando vogliono farlo lo fanno. Altro che aeroporto Giro Lisa, potevo dire, con tutta quell'aria a disposizione che a suo tempo, quel tempo dire quel tempo, c'è poco da fare, a Caproni, è stata valorizzata da Benito Mussolini. Io con il figlio di Caproni, che mi dette una medaglia d'oro, ho trovato la medaglia d'oro, ho trovato il riferimento, quando siamo stati tra i piloti americani, sta la notizia che a Washington Giovanni Caproni mi consegnò una medaglia d'oro come riconoscimento di tutto ciò che il Comune di Foggia aveva fatto e stava facendo appunto per l'aeroporto. Come si fa a ignorare 20 anni di storia del consorzio? Quando è sparito il consorzio? Quando io ho dovuto dimettermi perché sono eletto difensore civico, era incompatibile. Si è approfittato dell'assenza di Vittorio Salvatore e il Comune di Foggia, purtroppo, con Protaro, amministrazione provinciale, purtroppo con la Camera di Commercio, che oggi vanta comunque titoli che a mio avviso deve ancora dimostrare di avere, decidono lo scioglimento del consorzio. Anche perché nel frattempo era nata la SEA, la società regionale. Perché nel frattempo si trovò una scusa, che due consorzi non potevano esistere. Uno era quello che presiedeva Davide Leccesi, il consorzio dell'università, e l'altro era il consorzio di cui ero io presidente. Comunque adesso stanno allungando la pista e speriamo bene, però per me il vero aeroporto rimane Bezzalone. E ora che si riparla del CARA che va via, e ci sono anche movimenti in questa direzione, spero che si riprenda
in considerazione la pista che è sempre lì ed è di 3.000 metri, mi spiego, per far sorgere il grande aeroporto internazionale, in modo che gli americani che vengono in Italia per andare a vedere il mio non devono andare prima a Bari, poi venire a Foggia, poi vedere come raggiungere San Giovanni, l'aeroporto Mezzalone era tipico, io ne parlai anche allo stesso ma il consorzio, per quanto io posso testimoniare, ha sempre avuto dei nemici, non tanto a Foggia quanto a Bari, quanto a Bari, mi spiego, e i nemici erano l'azienda, quella che in crisi adesso è stata sostituita, no? E se ne parla sempre. La concorrenza fa male. E purtroppo ha avuto contrari i sindacati, pur essendo amici miei, CISL, CGIL e UIL. Io poi, quando li interpellavo, dico, ma perché siete contrari? Hai ragione, l'azienda speciale ha il 100% delle azioni e quindi comanda, può fare quello che vuole. Ma sbagliate, sì. Ne parlai con l'assessore del tempo ai trasporti, persone importanti, non mi ricordo come si chiama, però era importante. Quando gli andai a parlare di Mezzalone, perché c'era stata la proposta della Windig inglese che voleva stanziare 400 milioni per l'aeroporto di Borgo Mezzalone e non trovò risposta adeguata. Vi siete interessati anche voi come partito comunista, se ricordo. Se ricordo. Di Romarino, sì. Sicuramente Marino è stato e fu lui che fece questa proposta. E cosa mi rispose l'assessore ai trasporti? Mi vuoi far litigare con, come si chiamava l'azienda? Seat. Mi vuoi far litigare con la Seat? No, però cancellami dalle tue amicizie. E mi sono cancellato io dalle sue amicizie. Va bene, era un esponente della DC di primissimo piano. Ma era ha avuto in mano tutto il potere. Ma era barese. Poteva fare. No, non era. Era militare. Veniva dai militari, veniva dall'aeronautica. Sostenuto come dal dottor Avicenna, che lo fece, che lo introdusse nella politica, lo fece assessore regionale. Possibile tranquillo. Santa Chiesa, Santa Chiesa, Santa Chiesa. Da quel momento io ho chiuso, non mi scrisse così anche io. Perché non si risponde. A un aeroporto di 3.000 metri. Pensate che Grottaglie non esisteva. Perché a Grottaglie è andata la grande industria? Perché la Fiat aveva bisogno dei 3.000 metri per le sue operazioni di verifica dei velivoli e ci voleva la pista lunga per l'atterraggio e il decollo, e che in realtà mi ha avuto la fortuna di sostituire gli aeroporti. Allora, torniamo a parlare un po' di politica per parlare della corrente che poi vi ha visto militante e impegnato, sì. La corrente di base. In fondo c'è un pezzo importante di questa corrente, come Michele Perrone ha voluto questa serata, il che vuol dire che poi i germi che vengono messi a dimora fioriscono, insomma. Sì. Che ricordi anche? Voi sapete, io ve l'ho detto, non scrivete a me su Facebook o email perché io non so leggere. Dottor Lucianetti, non faccio più l'avvocato perché il mio cervello ha rifiutato di imparare le tecniche moderne. Un rifiuto netto. Io non faccio più l'avvocato, quindi da quando è stato introdotto questo sistema anche per quanto riguarda le udienze. Allora, mia figlia mi ha passato
questo articolo che ha ricevuto da Michele Perrone. Sì. Carissimo Vittorio, vuoi leggere? Non ho portato le chiavi. Carissimo Vittorio, in attesa di anche io non prendiamo, ma sei tremendo, certo, ma no decisamente scusiste anche la lending grande con questo andiamo bene. Carissimo Vittorio, nell'attesa di rifattere domenica prossima nel corso della piccola cerimonia che ho pensato e che stiamo organizzando, ti faccio gli auguri oggi, proprio il giorno del tuo compleanno. L'occasione è preziosa per ricordare un tempo passato che è stato il tempo della nostra gioventù, ma anche tanti amici cari che oggi non ci sono più. Come dimenticare l'esperienza comune nella sinistra di base e quindi Peppino Vitale, Ermanno Sica, Enzo Petrino, con te, Ennio Marino, Biagio Di Muzio e me, che ero il più giovane tra di voi. Ci accomunava e ci ha sempre accomunati una visione della politica che, come dice il Papa, è carità sociale e della amministrazione che oggi non ritrovo più, un tenace amore per la nostra terra e per la nostra gente, della quale ci siamo sempre sentiti parte integrante, a cui apparteniamo. Proprio per questo abbiamo voluto tenere l'incontro non in una sede istituzionale, ma a Parco Città, che è il cuore dove pulsano le radici più autentiche del popolo foggiano, la nostra gente, fra quei terrazzani che così bene ho conosciuto nella mia ormai lontana esperienza esaltante e difficile di aggiunto del sindaco di Borgo Croce. Il nostro incontro di domenica non vuole essere né un accord né un raduno di laudatores temporis acti, né soprattutto un momento di polemica nei confronti del presente. Siamo consapevoli che ogni epoca ha le sue peculiarità, i suoi modi di essere, le sue unicità, che non sono migliori o peggiori delle altre, ma semplicemente diverse. Siamo però anche convinti che non si può costruire il futuro se non fondandolo sul passato. Questo è dunque un momento per far conoscere ai più giovani quanto è stato fatto, da te e da coloro che ti sono stati a fianco, condividendo la tua passione, il tuo entusiasmo. Sei stato il sindaco del popolo e per il popolo, capace di coglierne i bisogni e le tensioni, di interpretarne gli umori e le passioni, facendo sentire ciascuno, soprattutto i più umili, cittadino nel senso pieno del termine. Questo è l'insegnamento che hai dato a tutti noi, questo è il metodo che hai creato. È anche un momento per stare insieme, per ribadirci l'un l'altro che ci vogliamo bene e ti vogliamo bene, che Foggia ti vuole bene. Tutti i sindaci di Foggia sono nella cronaca della città, tu sei nella sua storia. Auguri. È vero, io sono stato un traditore della corrente. Fui pregato molto da Peppino Vitale di non andarmi, di non uscire dalla Democrazia Cristiana. Ma troverei molta difficoltà a parlarne, molta difficoltà. Voglio dire solo che quando Demita, Cirillo Demita, è venuto a Foggia e fu ospite e presentò un libro e c'era il professore della letteratura dell'università come suo interlocutore, che è stato anche assessore alla cultura al comune di Foggia. Giovanni Cipriani forse? Cipriani. È stato con la giunta Ciliberti. Cipriani. Il professore Cipriani. Che fece un elogio di Cipriani. Anche De Linda disse: professore, sono venuto con qualche più. E lei mi ha messo a mio agio.
lei ha perfettamente capito anche quello che io non ho scritto. So cose che si dicono, ma fa molto piacere. Io non vedevo Ciriaco De Mita ormai da quegli anni in cui, datato 1975, uscivi dalla Democrazia Cristiana. Sono andato a trovarlo, mi ha accolto molto bene e mi ha detto: Salvatore, non so tu che cosa vuoi pensare, però noi ti abbiamo giustificato, perché abbiamo saputo le vere ragioni per le quali te ne sei andato. Questo mi ha messo un po' l'anima in pace. A Peppino Vitale, che fino all'ultimo mi ha pregato di non fare questo passo, gli avevo detto i motivi per i quali ero costretto ad andare via. Tanto che l'onorevole Orlandi prima e l'onorevole Tanassi dopo, perché il professore Notarangelo, Michele Notarangelo, che mi vedeva tutti i giorni per prendere un caffè alla galleria di Roma, vicino a Montecitorio, un giorno mi venite giù e mi chiese, e io fui sincero, e gli dissi qual era il motivo della mia depressione. Ci penso io, e Michele, non lo ricordate? Michele è stato un grande. Pensate che Michele ha insegnato alla scuola della polizia, della guardia di finanza. Sapete che significa essere professore a quelli che studiano nella guardia di finanza, quelli che devono essere gli esperti, tra tutti gli esperti, per scovare soprattutto gli evasori. L'onorevole Orlandi, la quale mi portò Michele Notarangelo, mi disse: ma Salvatore, stai scherzando? Tu nasci un grande partito per un piccolo partito. Dice: ma cosa? Non si vedono mai queste cose. Non è possibile. Se comunque a secondo piano sta quello che decide. Ti ho preso un appuntamento, vai. E Tanassi mi riceve e mi dice le stesse cose: ma Salvatore, ma sei impazzito? Tu lasci un partito grande come la Democrazia Cristiana per un piccolo partito? Sì, Presidente, non vedo più il mio spazio in quel partito, non le idee, perché sono sempre quelle, anzi vi dirò che io ho detto sì a Michele Notarangelo perché ho visto il vostro statuto, ho letto i vostri regolamenti, voi siete per la libertà del voto. Io vi dico subito che su due problemi di fondo, come l'aborto e come il divorzio, io resto cattolico predicante e quindi non potrò mai con voi. Ma questo per noi non è un problema. Anzi, apprezziamo, siamo ci chiedono un di tornare alla città, di tornare ai problemi, sì, di no, e in particolare alla città come oggi, sì. Tuffiamoci nell'attualità. Ecco la mia breve esperienza fatta in quel partito. Chi mi ha salvato poi è stato Di Giuseppe. Perché quando si è lessi che si presentava al Consiglio regionale, io dissi ai miei fidati elettori, quelli che ritenevo ancora più vicini, di votare per lui. Lui poi l'ha saputo e mi ha ringraziato. Ma io non potevo dimenticare, perché Di Giuseppe, il giorno dopo che io sono stato eletto sindaco, con un biglietto di presentazione vocale a voce dell'onorevole Vincenzo Russo,
al quale, per le ragioni che vi ho detto, dovevo la scelta mia come sindaco della città per mettere a fine una diaspora tra Morotei e Dorotei, si scelse il bassista, perché io ero bassista, no. E quindi una corrente di estrema minoranza ha avuto l'onore di avere il sindaco della città e poi l'onore di avere avuto il deputato, perché il Ceriaco De Mita da Roma pretese che io mi dimettessi per presentarmi alle elezioni. Di Giuseppe, il giorno dopo che sono stato eletto sindaco, col biglietto di presentazione e colgo l'occasione per definire un altro grande onorevole Vincenzo Rosso, al quale Foggia deve tanto, tanto più tanto. Tutto ciò che riguardava l'occupazione passava da Vincenzo Rosso. E lui era il segretario di Vincenzo Rosso. Lui è il depositario di tutte le memorie, buone o cattive che fossero, dell'attività, dello studio di Vincenzo Rosso. Ma qui anche gli altri amici democristiani, a qualunque fosse la corrente, hanno dovuto riconoscere la grandezza di quest'uomo che si è prodigato per la città. È vero, nei miei voti stanno bene di Vincenzo Russo, perché Vincenzo Russo tutto ciò che ha fatto per Foggia lo ha fatto anche perché era responsabile in quel momento dell'amministrazione comunale. Quando mi arriva il telegramma che il ministro aveva istituito l'Accademia di Belle Arti, Vincenzo Rosso mi chiama e mi dice: adesso tu diventi il primo commissario, poi farai il presidente, hai mano libera, hai ma fai quello che vuoi, dimmi fammi l'Accademia di Belle Arti. Io l'ho fatta l'Accademia di Belle Arti. Venne un direttore da Roma, portante di titolo come editore, segnalatomi da lui, e che ha aperto il mondo accademico in un primo tempo ai romani, erano tutti professori universitari, tutti quelli che hanno costituito il primo nucleo dell'Accademia di Foggia, venivano tutti dall'Università di Roma. Nei di regista, quell'altro, e l'Accademia di Belle Arti è salita su. Avendo in mano l'amministrazione comunale, decisi, in attesa da una delibera, in attesa dell'Università di Foggia, si concede il secondo piano, dove è stata l'Accademia, all'Accademia per i problemi dell'Accademia di Belle Arti. Così è sorta l'Accademia, è sorta in casa, ce la siamo visti tra di noi. Il fondatore e l'Istituto l'avevamo tutte e tre, tutte e tre insieme. Il ministro fece il telegramma tramite Vincenzo Rosso per la statizzazione del conservatorio Alberto Giordano e l'Istituto d'Arte. Questo furono commissariate. Io fui il presidente dell'Accademia di Belle Arti e mio marito fu il presidente del conservatorio Giordano, e Vitale fu il commissario per l'Istituto d'Arte che venne statizzato. Mi spiego. Quindi è una classe dirigente che, seppur è piccola, ha dato la sua disponibilità per costituire fatti che sarebbero diventati nei tempi successivi veramente importanti. Veniamo alla domanda che aleggia all'inizio. Quando Foggia sorrideva, Foggia allora sorrideva, è un atto inequivocabile. Che cosa è successo? Però oggi non credo che si possa confermare rispetto alla città questo
giudizio ottimista, la città non sorride, anzi temo che c'è pianga. Che cosa è successo? E che cosa possiamo fare per farlo? Io non sono abituato a parlare male di nessuno, è proprio l'evocazione. Io cerco sempre il bene degli altri, tutto ciò che può risultare bene nell'attività degli altri, è quello che io vado a cercare. Io dimentico tutte le altre cose non buone, le dimentico. Molte volte esisto questo nelle famiglie e dico questo non me lo ricordo. Non dico così, così, non me lo ricordo. Allora il Signore mi ha dato questa grande facoltà di dimenticare le cose che non sono state buone, mi spiego, e di ricordarmi le cose per le quali vale la pena impegnarsi. Io se ti dico che cosa ho fatto di diverso, di strano, di strano, è quello che è venuto fuori già durante la discussione, la mia disponibilità alla gente, a seguire i problemi della gente e possibilmente a risolvere i problemi della gente. Dal punto di vista della struttura, io ho avuto sempre dei grandi galantuomini al mio servizio. Intanto, perché c'è un magistrato, mi piace ricordare, anche l'approvazione del piano regolatore, il piano dell'architetto Rutelli, che non è il merito mio, io l'ho trovato. Ed è stata una fortuna per me trovare un piano regolatore approvato, perché ho avuto soltanto il merito di realizzarlo finché ho potuto, finché sono stato. E non è poco. Io l'ho realizzato il piano Rutelli. Rutelli avrebbe visto questo verde, dove stiamo? Dopo il grande verde dell'ippodromo, che pare abbia trovato oggi una sistemazione con la sovrintendenza ai beni, ambientali, culturali, eccetera, ha previsto questo sito come verde, ma l'utente aveva previsto anche la prima 160 dietro la chiesa del Carmine Nuovo, tre fasce di verde. Abbiamo costruito e mi chiedo, quando sento parlare ancora di emergenza abitativa, a che cosa è servito il piano Forza aveva l'emergenza, la vera emergenza è stata quella del dopoguerra, quando avevamo la gente al secondo Incis, la gente nelle casermette, nella caserma Sernia, Sernia la medaglia d'oro, quella che fece crollare il ponte Tredici Arche e spezzare l'uscita e i tedeschi che scappavano, mi spiego, medaglia d'oro al valore militare, per cui Foggia ha potuto avere anche la medaglia d'oro al valore militare per questi singoli episodi di guerra, mi spiego. Il centro è stata una grande emergenza e qui il mio predecessore ha avuto il grande merito, l'avvocato Carlo Forcella, di buttarsi. Oggi il giudice non ci si può manco buttare, perché giustamente il rispetto delle regole
Ma io personalmente ho iniziato le tre corsie con un atto di coraggio, se no le tre corsie non avrebbero mai avuto inizio. Fate dalla tangente settentrionale e meridionale. È sempre così. Chiamai l'impresa Frisoli, che era una delle imprese del comune, e gli faccio questa proposta. Vuoi iniziare i lavori delle tre corsie, però devi sapere che non so quando ti potremo pagare, perché occorrono i progetti, occorrono... Trovai la disponibilità. Frisoli ha iniziato. Ha anticipato tutto. Ha anticipato. Ha iniziato. Così è fatto Forcella. Mi spiego. Forcella ha anticipato tutti per il quartiere residenziale e lì abbiamo potuto portare tutti gli sfrattati, tutti gli sfollati. Personalmente poi io ho avuto modo di eliminare le grotte, c'è chi ricorderà, a corso Giannone aveva centinaia di grotte, a tutti fu data una casa e quelle grotte furono chiuse e sono venuti poi i costruttori che avevano acquistato quei suoli e hanno costruito i palazzi. Ora si continua a parlare di emergenza abitativa, ma un'analisi di questo tipo non è stata mai fatta o non è stata ancora fatta. Chi sono questi? Da dove vengono? È chiaro, se i comuni della provincia denunziano cali paurosi, è evidente che molti arrivano dalla provincia. Non è una emergenza questa, si tratta di dare col tempo delle sistemazioni. E invece no, abbiamo visto, a ogni elezione ci sono occupazioni, a ogni elezione avvengono fatti straordinari. Beh, e dico, occorrerebbe che ci fossero delle analisi approfondite in materia. Dunque, stavo dicendo la struttura. Io ho avuto il piacere, e il giudice che è presente mi potrà confermare, che io ho avuto due grandi grandomini all'ufficio dell'urbanistica, l'ingegnere Padarino e l'ingegnere Armino. Io mi fidavo ciecamente, giudice, mi fa un segno di consenso, mi fidavo ciecamente. Per cui quando avemmo i piani della 167, per cui la Confindustria locale era assolutamente contraria e cominciò a fare delle assemblee, io non ho esitato a mettere per iscritto quelli che erano i propositi dell'amministrazione, facendo capire ai signori costruttori che era un loro anche interesse, perché quello che avrebbero pagato veniva convertito in strade e marciapiedi. Mi chiedo, le strade e marciapiedi ancora oggi perché sono in uno stato così infelice per cui la gente legale deve andare in ospedale? Cioè i famosi fondi che derivano dalle costruzioni, come vengono effettivamente da un'urbanizzazione. Per dire, io ho avuto la fortuna di dover eseguire un piano di lavoro e il piano Rotelli, quando io sono andato via, era già pressoché esaurito. Il resto l'ha fatto il ragioniere Marcellino, che quando io sono andato via per fare il deputato era assessore alla urbanistica per conto del Partito Socialista. Altra persona per bene, altro uomo che io ricordo molto volentieri. Presidente degli ACP. Il primo piano particolareggiato. Allora, è facile da dire. Io mi sono avvantaggiato delle esperienze positive che avevo all'interno dell'amministrazione. Ho parlato dei grandi merdi del mio capo di gabinetto,
dei grandi meriti di Amico Sandler, il quale giovanissimo andò insieme a Brunetto Grassi dopo che l'arno esondò a Firenze, per cui tutti i manoscritti andavano tirati fuori dalla belva per essere questo il compito che ha fatto lui e Brunetto Grassi. Poi in Sicilia, il terremoto di Sicilia, sempre lui e Grassi, cioè avevo a disposizione gli uomini buoni, anche se erano ragazzi, mi spiego, tanto per dire, quello era un folle, quello è uno che suona il pianoforte con i piedi, ma sul serio, ma sul serio, e mi spaventai il giorno in cui l'ho visto guidare con i piedi la macchina. Ma tu non farai mai il mio onestro. Io l'ho già suonato. Avevo dei ragazzi loro, potevi comandare qualunque cosa, che la eseguivano e poi avevano un maestro, Don Camillo Grassi, che era il loro istruttore. E ha insegnato loro, lui è pure ricercato. Lui è proprio ricercato, e lui è Amendo, la perata di guerra ad Amendo, sì, ma molte cose le ricordi tu, io non ho anche dimenticato. Ecco, per dire, io ho avuto la fortuna di saper sfruttare la struttura, la famosa burocrazia. La burocrazia stava da me tutti i giorni, tutti i geometri dell'ufficio tecnico venivano tutti i giorni a conferire con me per dirmi quello che c'era da fare, quello che avevano fatto tutti delle varie sezioni. Allora con due capiristi, diciamo l'ingegnere Fadalino, l'ingegnere Armidò, tutto l'ufficio tecnico era a disposizione dell'amministrazione centrale. Foggia si è sviluppata, abbiamo seguito il piano regolatore. Non mi addentro nell'ultimo discorso del piano benevolo, che peraltro poi con l'amministrazione c'è diverso, è stato annullato, quindi tutto un lavoro veramente inutile. Di più, il piano benevolo con Delivani e il piano del centro antico, mi spiego, che è caduto con la revoca del piano benevolo, al quale benevolo io imputavo il fatto di essere eccessivamente favorevole al verde, quando il verde l'avevamo già messo. Perché poi sono usciti i piani dello Stato che hanno consentito ai costruttori di far proprio il verde agricolo per le costruzioni e soprattutto l'urbanistica a favore della polizia. Quelle case sono ancora nuove, se sono vuote o sono state occupate. Va bene, allora io vi ringrazio molto, l'onorevole Salvatore. Oggi si usa molto il termine narrazione. La sua narrazione della città è affascinante, si capisce perché è riuscito a stabilire questo rapporto profondo con la città e con i cittadini. Ci diamo appuntamento per festeggiare ringrazio tutti i partecipanti, a cominciare dai miei colleghi del Parlamento che come me hanno subito torti, ma a me adesso per i 90 anni mi daranno la medaglia d'oro, perché in tasse ai ordini dare la medaglia d'oro, quindi io ci sono arrivato e lo auguro a tutti. Grazie, 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 buonasera.